Buongiorno a tutti, sono Mimma. Oggi prepareremo le zeppole di San Giuseppe. Vi descrivo un attimo gli ingredienti: 500 g di patate lessate, 100 g di zucchero con le bucce di arancia e limone. E qua abbiamo già miscelato 200 g di latte, dove abbiamo sciolto un cubetto di lievito e 4 uova, 40 g di burro, 500 g di farina. Andiamo a aggiungere le patate. Aggiungiamo tutti gli ingredienti. Le iniziamo a lavorare. Casomai dovesse servire, aggiungiamo un altro poco di farina. Lavoriamo non tanto l'impasto, giusto per assemblare tutti gli ingredienti e mettiamolo a lievitare. Dopo circa un'ora l'impasto avrà questa consistenza. Ora noi andiamo a formare delle ciambelline che metteremo di nuovo a lievitare fino al raddoppio. Ci aiuteremo con un po' di farina. Dopo la seconda lievitazione, aspettiamo che l'olio frigga. Mi raccomando, non ad alta temperatura, altrimenti rischiamo che si bruciano fuori e rimangano crude dentro. L'olio è pronto, iniziamo a mettere la prima ciambellina. Ne mettiamo un po' alla volta. E aspettiamo la doratura. Quando sono pronte, le passiamo nello zucchero semolato misto a zucchero a velo. E poi mi raccomando di restare a casa con dolcezza. Ora attendiamo un attimino. Sfruttiamo il tempo che abbiamo per fare delle cose belle, magari distrarci anche un poco. Giriamo le ciambelle che iniziano a prendere colore. Diciamo le nostre zeppole di San Giuseppe, che con l'occasione le facciamo per la nostra festività, sia di San Giuseppe che della festa per la festa del papà. Ovviamente di tutti quei papà che ancora lavorano e lavorano per noi, a partire dagli ospedali, a tutte le persone che in questo momento ci stanno facendo vivere serenamente, magari a casa. Allora, prendiamo le nostre ciambelle che passiamo nello zucchero.